E passiamo al calcio. Tra le squadre desiderose di stupire nel girone H di Serie D c'è il Bitonto, trascinato dai gol della coppia Picci Patierno. Salute a voi tutti ed alzate il bicchiere, perché io sono il migliore, ma per voi sono best. I gemelli del gol, un'espressione che nel calcio italiano ha precedenti illustri, per esempio Paolino Pulici e Ciccio Graziani, punte di diamante del Torino alla fine degli anni 70, per non parlare poi di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, stelle della Sampdoria tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. A Bitonto non si vincono scudetti e coppe, ma i gemelli del gol ci sono e rispondono ai nomi di Cosimo Patierno e Antonio Picci. Insieme formano una delle coppie d'attacco più prolifiche di tutto il girone H di Serie D. E Antonio abbiamo un rapporto anche fuori dal campo. Questo è il primo anno che stiamo avendo continuità e ci stiamo divertendo, speriamo che giochiamo insieme a lungo. No, benissimo, fortunatamente stiamo facendo tanti gol insieme, ci conosciamo da anni, ci vogliamo un gran bene, questo non fa altro che aiutarci nei momenti di difficoltà durante le domeniche. Le loro strade si sono incrociate per la prima volta a Martina Franca. Picci era già in prima squadra, mentre Patierno, più giovane di 6 anni, iniziava ad affacciarsi al calcio dei grandi. Entrambi hanno girato molto nella loro carriera in Puglia e non solo. Poi, a gennaio 2018, Picci è approdato al Bitonto, dove Patierno giocava già da 6 mesi. Era un ragazzino, era veramente una promessa e mi resi conto nelle partite in cui giocavamo insieme che potevamo dire la nostra, poi purtroppo non abbiamo avuto l'opportunità e come dice lui adesso la stiamo avendo e ci stiamo veramente divertendo. Ma a Martina ero under e quando giocavo insieme a Picci per me era un onore. Per fortuna poi negli anni ci siamo ritrovati e adesso stiamo bene. Un'intesa trasformatasi nel tempo in una vera e propria amicizia. Adesso abbiamo i figli, siamo cresciuti insieme, siamo diventati uomini. Ti auguro veramente il meglio, Chicco, calcisticamente nella vita, ti voglio bene. Antonio sa il bene che io gli voglio. Ho sempre parlato bene di lui, anche quando la gente pensava che noi due non ci potessimo vedere neanche fuori dal campo, invece non è assolutamente vero. Io li voglio bene, come ha detto lui, anche con le mogli si vogliono un gran bene, quindi li voglio veramente bene. Io sono bene. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione. Il telegiornale di Radio Norba Television torna domani mattina alle 7. Buona serata.